palazzo, oggi ci sono circa 450 minori, quindi quasi un terzo, un quarto della popolazione del palazzo. E io, che sono antropologo e anche psicologo sociale, da quasi 10 anni mi sono occupato un pochino in vari modi, in varie maniere, di questo spazio, perché poi è vicino al territorio in cui vivo, quindi è stato naturale per me interessarmi di questo luogo, perché chiaramente oltre ad essere un luogo molto controverso, è anche un'occasione di incontro straordinaria, perché quello che ho appena detto, no, quasi 40 nazionalità differenti, ti permette di fare un'esperienza quasi unica di incontro. Quindi il film è una parte del progetto che noi abbiamo fatto con questi ragazzi, quindi non fate caso se io dirò ogni tanto noi, perché è un progetto al plurale, proprio per questa dimensione di partecipazione che è stata fondamentale per tutti gli aspetti che ha riguardato la realizzazione di questo lavoro con i ragazzi, e quindi un lavoro proprio con i ragazzi e non sui ragazzi. Questo ci tengo proprio a precisarlo, perché fa parte di quegli aspetti che caratterizzano l'approccio della psicologia di comunità oppure dell'azione ricerca-azione partecipata, che è quella che noi abbiamo cercato di attuare proprio in questo contesto. Si partiva quindi da un mio obiettivo di ricerca, che era quello di studiare meglio, capire meglio la realtà adolescenziale soprattutto di questo luogo, e realizzare non tanto uno studio solo su questi ragazzi, ma invece fare un'azione insieme a loro che potesse in qualche maniera gettare i semi di un cambiamento, in qualche modo, di un cambiamento che riguardasse sia le loro vite ma anche il contesto del territorio in cui c'è questo luogo, questo spazio, e con i quali i ragazzi, con il quale il territorio, i ragazzi riescono a interagire molto male, molto poco, soprattutto questi ragazzi adolescenti che vedrete in questo film. Il film non è un documentario, anche se per me lo è. È un film di finzione, dura anche 1 ora e 40, quindi non vi durerò tanto tempo, perché è un impegno, insomma, vedere questo lavoro. Ed è frutto di varie narrazioni, cioè i ragazzi, durante un laboratorio di cinema che è iniziato alla fine del 2013, erano circa 25 ragazzi, erano partecipati in seta stabile a questo progetto, a questo percorso, insomma, che è iniziato parecchio tempo fa ormai, e si sono raccontati in vari modi, per iscritto o in forma di focus group, quindi confrontandosi tra di loro sulle tematiche che emergevano naturalmente da loro, dalla loro esperienza di vita, ma anche riflettendo su se stessi, quindi su aspetti anche di chi sono io, dell'identità, insomma, del percorso anche personale che li ha portati fino a quel luogo e fino a questa condivisione, insomma, insieme a noi. E parliamo di un luogo, forse, ecco, non tutti lo conoscono, nel caso di definirlo in maniera un po' più precisa, che è uno spazio residenziale, quindi è uno spazio privato, non si tratta di un luogo comunale dove si trovano richiedenti asilo, richiedenti o rifugiati, ma si tratta invece di residenti normali della struttura che hanno acquistato l'appartamento. Scusate la voce, dal 13 ottobre che sto tutte le sere a portare il film e a raccontare, quindi ho la voce praticamente che è andata. Dicevo, è un luogo che è nato alla fine degli anni 60 come struttura residenziale e commerciale, come per il turismo di un certo livello, insomma, degli italiani che sarebbero andati a Porto Recanati, insomma, per abitarlo, insomma, durante l'estate soprattutto. Era un progetto, diciamo, molto più ampio di quello che oggi si vede, che è una struttura isolata in mezzo a una pianura praticamente di campi desolati, contornata da infrastrutture come l'autostrada e quindi infrastrutture diciamo di infrastrutture, diciamo, artificiali e naturali, perché poi c'è il fiume che passa non troppo lontano, e quindi è contornato un pochino da, in qualche maniera, da argini in qualche modo, però si staglia, come vedrete poi nel film, in maniera molto isolata rispetto al contesto territoriale che lo accoglie. E questo progetto residenziale di una vacanza di lusso, di una residenza di lusso, diciamo, è fallito immediatamente, appena costruito, tanto che il costruttore si è suicidato poco dopo, per vari motivi, perché
la speculazione, diciamo, o se la vogliamo chiamare così, o il progetto iniziale che era basato anche sui principi del Corbusier, quindi il costruire in altezza come dimensione proprio di un modo di vivere che fosse chiuso all'interno di una struttura in verticale che permettesse sia di vivere isolatamente ma anche di avere tutto quello che era necessario per la vita quotidiana, quindi al piano terra negozi, attrezzature di vario genere nei dintorni. Lì era prevista la sauna finlandese, campi da tennis, era previsto un parco giochi, ristoranti, insomma piscina. Era un progetto che si inseriva in un'idea di sviluppo che non ha avuto, diciamo, un seguito. E quindi è diventato in breve tempo un contenitore vuoto, perché non ha fatto, diciamo, quello che la speculazione, che il progetto iniziale prevedeva. E la struttura è rimasta incompleta, per cui tutto quello che ho detto doveva essere costruito attorno non è stato mai realizzato, perché è rimasto questo palazzo non rifinito neanche nelle parti esteriori, dove d'estate c'era comunque un certo flusso di persone, ma l'inverno si svuotava. E quindi, essendo con impianti centralizzati e una struttura enorme, insomma, da mantenere, non riusciva a sostenere i costi anche proprio della gestione ordinaria, per cui è diventato subito uno spaccato di un qualcosa che rimaneva in qualche maniera quasi deficitaria nella gestione, la difficoltà della gestione che ancora oggi è la cosa principale che viene fuori quando uno si avvicina a questo palazzo, la difficoltà di mantenere questo spazio così abnorme, così fuori scala rispetto al territorio in cui si trova. Pensiamo a Porto Recanato, a 12.000 abitanti, quindi si trova un luogo enorme con tanta diversità e eterogeneità all'interno, che è molto difficile da gestire anche nelle relazioni. Proprio l'isolamento e l'eterogeneità sono le due caratteristiche che più staccano e che più sono interessanti da analizzare quando si avvicina questo luogo, no? Il fatto che dentro c'è una grandissima eterogeneità di persone che vengono da tanti paesi, rispetto a un paese come Porto Recanati, che invece è per lo più omogeneo e ha delle strutture anche di residenza basse, diciamo, linea di massima. Non è un palazzo, non è un paese che si è sviluppato in una forma simile a quella che invece il palazzo pone come modello in qualche modo. Dicevo, è rimasto un territorio vuoto e nei vari periodi successivi alla sua costruzione è stato quindi un ricettacolo di varie popolazioni residenziali che si sono modificate nell'arco degli anni, fino a che, a partire dagli anni 90, le grandi migrazioni e le regolarizzazioni, prima di migranti presenti sul territorio italiano e poi le migrazioni che sono arrivate nelle Marche forti, soprattutto a partire dagli anni 2000, sempre più poi dall'Asia, e prima dal Maghreb, poi dall'Asia, dall'Africa, sempre più numerose, ha trovato in quel luogo uno spazio in cui confluire per vari motivi. C'è stata una questione, diciamo, legata alla speculazione delle agenzie immobiliari, che ha creato una sorta di bolla di business, per cui gli immigrati venivano in qualche maniera convogliati facilmente all'interno di quella struttura. Una dinamica che adesso non sto a spiegare perché è abbastanza complessa. Poi c'è il richiamo delle comunità che via via si stavano costituendo all'interno di questo luogo, e il costo degli affitti tutto sommato abbordabile rispetto a quello che era Porto Recanati, che era uno dei costi più elevati di tutta la riviera adriatica in quella zona, insomma in quell'area. Quindi diciamo che sono stati vari motivi per cui poi i migranti sono stati la popolazione che più è convogliata all'interno di questo spazio. E in questo modo pian piano si è costituita quella che è la dimensione, proprio la sensazione che il palazzo dà di questo luogo molto altro rispetto al territorio circostante. L'isolamento e il fatto che sia abitato prevalentemente da stranieri, quasi il 94% della popolazione di origine straniera, vuol dire che ti trovi in un luogo veramente differente rispetto al contesto che lo accoglie, per cui è diventato subito anche un oggetto di stereotipizzazione, di marginalizzazione, di pregiudizio, proprio perché difficilmente si riusciva ad avere un'esperienza diretta di questo luogo e dal di fuori veniva percepito sempre in maniera estremamente negativa. In questo senso, negli anni questa cosa è andata peggiorando, anche perché il palazzo è andato via via deteriorandosi sempre più nella sua struttura, proprio perché non si riusciva a trovare il modo di gestirlo
in maniera che mantenesse una sua decenza proprio dal punto di vista dell'agibilità e della dignità proprio di vita, e oggi anche a causa degli ultimi terremoti il palazzo mostra una situazione direi non solo desolante ma preoccupante per tanti motivi. Il palazzo non ha più ascensori che funzionano, c'è solo un ascensore che funziona di giorno, non ha più adesso al momento attuale attiva un servizio di portineria, sono stati chiusi i sotterranei che vedrete in questo film essere tra i protagonisti degli spazi che noi abbiamo utilizzato come location, sono stati chiusi per questioni di sicurezza perché erano pieni di oggetti, di immondizie e altro, non c'era un sistema antincendio, non c'è un sistema antincendio in tutto il palazzo, quindi vedrete dei corridoi lunghissimi, il palazzo è 16 piani, 480 appartamenti e dicevo prima 2000 persone che lo abitano, è fatto con due ali che si incrociano, è una pianta a croce e ha questa caratteristica di un labirinto praticamente, quando si entra c'è questa sensazione di un po' di perdersi perché c'ha due ali che a seconda da dove sali ti trovi in una parte del palazzo e in un'altra, quindi anche dentro si ha sempre la sensazione, i corridoi sono tutti uguali, quindi la sensazione sempre di essere in un posto dove non ti orienti facilmente. E altre cose, non c'è la scala antincendio, quindi le scale antincendio sono state chiuse, il palazzo mostra ormai dei segni di crepe, di solai staccati nei piani più alti, l'ultimo terremoto ha fatto aprire delle crepe preoccupanti anche all'interno delle case, c'è molta morosità e non c'è l'acqua potabile, adesso è due giorni addirittura che non c'è proprio l'acqua nei rubinetti, ma loro prendono acqua per lavarsi dal rubinetto, ma non è per uso alimentare. L'uso alimentare in questo momento è un autobotte che sta al piano terra. Insomma, figuriamoci con 16 piani senza ascensore, cosa significa anche soccorrere una persona che ha bisogno di aiuto con un'ambulanza. Ora vanno addirittura a piedi su per le scale con la barella e portano le persone su e giù a piedi per il palazzo, perché anche il montacarichi, che era l'oggetto, lo strumento che veniva usato per le emergenze, oggi è fuori uso per la manutenzione che non è stata effettuata, per cui per anni gli ascensori sono stati sistemati da elettricisti. Quindi è una situazione proprio al limite diciamo dell'agibilità, ma anche al limite della comprensione da parte nostra, perché non si capisce bene il limite per cui anche la politica non possa intervenire, considerato che è un posto privato, no? Ecco, le amministrazioni si sono succedute sempre con grandi difficoltà, senza poter approvare mai dei bilanci anche per anni, quindi con la difficoltà anche di far fronte alle spese ordinarie, e soprattutto c'è stato una sorta di adagiamento anche su un periodo economico, una congiuntura economica difficile, per cui tanti hanno perso lavoro negli ultimi anni, e quindi si è creato anche una difficoltà a ottenere i pagamenti delle spese normali e ordinarie, per cui si sono succedute una cosa come 5 amministrazioni negli ultimi 7-8 anni, per cui con una difficoltà proprio, cioè con una sorta di staticità della struttura, che anche se uno volesse pagare ha difficoltà proprio a poterlo fare, perché non c'è un'amministrazione che risponde. Adesso c'è un'amministrazione giudiziaria da un anno a questa parte che ancora non ha fatto vedere frutti un po' della possibilità che loro avrebbero di esigere anche i pagamenti per far fronte alle emergenze principali, immagino adesso l'ascensore per prima cosa, no? Ci sono persone anziane che hanno cambiato casa perché sono uscite dall'hotel house perché non riuscivano a fare tutti quei piani a piedi, quindi è una situazione molto particolare. Ecco, io penso che per quella che è la mia esperienza c'è stato sempre una sorta di indifferenza da parte degli organi comunali, provinciali, regionali, che si sarebbe dovuto occupare di questo spazio in qualche maniera con un accompagnamento, una vicinanza che avrebbe agevolato forse anche con il dialogo con i residenti, con una sorta di farsi sentire proprio partecipi di quel luogo e non invece come se fosse un qualcosa che non li riguarda, forse ecco, occuparsi un pochino di più per poter evitare che si raggiungesse questo livello di ormai fragilità della struttura e del luogo, insomma, e quindi anche delle persone che vi abitano. Per cui noi siamo intervenuti. Ci sono i famigliari che abitano nelle Lance? Quanti sono? No, ci sono italiani. Sì, ci sono italiani, molti pochi in questo momento, fino a qualche anno fa erano quasi 160, oggi sono diventati forse una trentina, 40.
stabili che vivono lì, il resto sono persone che hanno la casa ma ormai neanche più d'estate vanno giù, per cui è ormai un luogo che insomma, vive a secondo quello che riesce a fare per poter mantenere una decenza, diciamo, e far fronte alle emergenze principali, però certamente non si sa bene da che parte cominciare oggi per poterlo sistemare in qualche modo, poterlo riportare a una condizione di agibilità per le persone che ci vivono. Ci sono propositi, ecco, da parte della politica, ci sono stati propositi di abbattimento più che altro, quindi c'è stata sempre una campagna legata al fatto di buttare giù questo palazzo e costruire al suo posto un piano residenziale, insomma, perché parliamo di una cubatura di 300.000 metri cubi, quindi voglio dire, per un comune fa gola anche il fatto di ottenere quella cubatura e poterla ricostruire. E l'abbattimento è molto complesso, da una parte perché prima vi dicevo 450 minori vuol dire che c'è una residenzialità familiare essenzialmente, quando si parla di luogo di criminalità, delinquenza e quant'altro si riduce proprio a un stereotipo la realtà, l'esperienza di vita che esiste all'interno di quel palazzo è molto più complessa e che solo facendone un'esperienza diretta o avvicinandosi con una certa competenza o con una certa voglia di capire effettivamente quel luogo si può togliere questo pregiudizio dal discorso che riguarda l'hotel house, perché altrimenti a Porto Recanati e dintorni, quando noi abbiamo presentato il film, tutti pensavano di andare a vedere Gomorra, invece non c'era per niente Gomorra, per cui si sono quasi, qualcuno è anche arrabbiato, perché dice come pensavo di vedere sangue, criminalità, omicidi, eccetera, invece mi trovo un film di ragazzi normali. E ecco, in questo senso il lavoro è importante, forse, quello che noi abbiamo fatto, proprio per aprire dei canali di comunicazione con l'esterno. E portare fuori l'esperienza di vita dei ragazzi vuol dire fare in modo che loro si possano raccontare agli altri e allo stesso tempo raccontandosi diventare in qualche modo più resilienti loro stessi nei confronti del luogo in cui vivono e delle relazioni che hanno tra di loro ma anche con l'esterno, proprio perché raccontandosi e narrandosi le persone, in questo senso i ragazzi che si sono confrontati su vari temi e su se stessi hanno avuto modo di rendersi più consapevoli anche della situazione che vivono e delle fragilità che hanno caratterizzato il loro percorso di vita. Parliamo di un raccontarsi molto ampio che è stato oggetto di tante sedute di laboratorio, che all'inizio doveva essere un laboratorio formativo di cinema, lo è stato in qualche forma, ma loro dopo la prima lezione frontale di linguaggio cinematografico, al quale tutti sembravano molto presi, la seconda già ci hanno fatto capire che non era il caso, che forse era meglio fare un film piuttosto che fare... più o meno quelli erano quelli che più di tutti hanno seguito il laboratorio stabilmente. Poi il laboratorio era aperto, quindi potevano venire sia da fuori del palazzo, quindi anche persone dei dintorni, sia chiunque volesse transitare all'interno per vedere di cosa si trattava, cosa si faceva. Quindi non era una cosa fatta a discrezione, era tutto gratuito, quindi era... Quanto tempo è andato avanti, forse mi è sfuggito? Allora, noi abbiamo iniziato alla fine del 2013. Sì. Con la prima lezione, poi siamo arrivati ad oggi che c'è il film, quindi è stato un percorso ininterrotto dove c'è stato un anno circa di incontri fatti, di interviste, di tutto anche video ripreso per avere proprio modo di rivedere i loro pensieri, di riascoltarli, di vedere anche il comportamento all'interno del laboratorio dei ragazzi. Certo c'era un'esigenza anche di ricerca, ma c'era anche la volontà proprio di conoscerli meglio. E io ho delle impressioni visive di questi laboratori molto forti, perché ad esempio la dislocazione già delle ragazze tutte compatte in un angolo e dei ragazzi tutte dall'altra parte, senza che noi assegnavamo dei posti, era già indice di tanti aspetti culturali, no? Della relazione tra di loro, soprattutto perché erano ragazzi che venivano soprattutto dal Bangladesh, dal Pakistan, quindi già con un'impronta culturale che nel maschile e femminile prevede in qualche modo una forma di distanza che loro chiamano rispetto, però ecco c'è proprio questi input visivi molto forti, molto importanti, perché ti permette di entrare dentro l'esperienza di vita loro anche in maniera attraverso i gesti, gli sguardi, attraverso il modo in cui si toccano, si evitano o sorridono di determinate cose. Quindi è un'esperienza per noi molto profonda e molto importante. Noi siamo cambiati enormemente nell'arco di questi 3 anni con i ragazzi, perché prima di tutti noi abbiamo fatto un'esperienza di vita importante,
L'hotel house, io lo dico sempre, a me sembra sempre uno specchio nel quale ci possiamo riflettere noi più che altro, no? Più che conoscere le persone che vengono da altri paesi o incontrarle, conoscerle e capirle, forse alla fine capiamo meglio noi stessi, perché a seconda di come ci confrontiamo con queste persone, con questi luoghi, certamente noi scopriamo molti aspetti di noi in maniera molto più profonda. Quindi nella relazione con l'altro, secondo me, è molto più quello che si impara di quello che si apprende di noi stessi, piuttosto che quello che si apprende degli altri, perché gli altri capisci fino al punto in cui loro si vogliono anche far conoscere, o al punto fino a cui tu riesci a penetrare una realtà e capire una realtà meglio, no? Poi ci sono tante cose che non verranno mai dette, ci sono tante cose che tu non puoi arrivare, no, a capire in maniera profonda, ma scopri di te tantissimi aspetti che non immaginavi forse, e sicuramente è una forma di crescita. Per questo che io ritengo l'hotel house sia un luogo straordinario, a prescindere da tutti i problemi che vi ho elencato prima. Mai io penserei di abbattere un luogo del genere, anzi ben venga, non nel suo isolamento, ma nella sua occasione di esperienza di vita possibilità di incontro e di confronto forte, che ti fa migliorare anche a te, perché comunque ti richiede una relazione, di instaurare delle relazioni molto profonde con le persone, molto vere, molto vive. È uno sporcarsi le mani quando entri lì e parli con le persone, non puoi evitare la relazione con le persone. Si tratta di una struttura verticale dove tu incontri sempre qualcuno, ti viene a chiedere chi sei dopo 40 secondi che stai seduto sul piazzale davanti su una panchina, e c'è questa necessità di incontro, di relazione, che fuori io non trovo quasi più ormai, non in questa forma così che ti porta a dover costruire la relazione per forza, a doverti mostrare e doverti raccontare anche tu, non solo, no, andare a dire delle cose o a fare delle cose su quel luogo. Quindi tutto il processo che noi abbiamo fatto è un processo partecipato, nella forma in cui noi al pari loro ci siamo messi nella stessa condizione di raccontarci, di raccogliere insieme a loro varie esperienze di vita, varie narrazioni di sé, vari modi di rappresentarsi, che poi attraverso il cinema hanno preso la forma di un film, che non era inizialmente chiaramente un'idea che si poteva sostenere, perché noi eravamo senza alcun finanziamento. Quindi certo, io sono un filmmaker, quindi posso fare le riprese, il montaggio, gli strumenti, per cui ero molto facilitato in questo senso a poter dire possiamo fare qualcosa di pratico, ma certamente era un progetto in cui poi sono convogliate persone che erano curiose di scoprire questo luogo, che avevano delle competenze forti nell'ambito delle azioni che andavano facendo, volevamo fare, tipo Claudio Gaetani, che è l'altro regista del film insieme a me, è un docente di linguaggio cinematografico all'Università di Macerata, io stesso ho insegnato 4 anni antropologia culturale, oggi anch'io farò un laboratorio quest'anno di linguaggio cinematografico. E quindi siamo persone che hanno delle competenze varie che permettevano di gestire le cose che servivano per fare questo lavoro e cercare di appunto proporre un'azione che potesse voler dire in qualche modo un cambiamento, sia per i ragazzi, sia appunto perché si pensava che questa esperienza sarebbe potuta uscire fuori dal luogo e aprire un po' una riflessione anche sul territorio, un'azione che riguarda il territorio, non riguarda solo l'hotel house. E in questo senso il cinema è stato un mezzo straordinario, perché ti permette di in qualche modo tenere i ragazzi vicini in maniera molto forte, perché i ragazzi, se tu li intervisti e cerchi di raccogliere solo i racconti, dopo un po' penso che si stancherebbero, oppure comunque li trovi meno convinti di quello che stanno facendo. Il film, devo dire, che ha creato un certo entusiasmo nel lavoro che si stava facendo, perché tutti hanno visto quello che si stava raccogliendo come finalizzato a un qualcosa che interessava tutti veramente. Quindi l'interesse verso il film è stata la molla, la chiave, il catalizzatore di tutto il gruppo, quello che ha tenuto insieme le persone per quasi 3 anni, che non è una cosa che ancora oggi i ragazzi stanno all'interno del progetto. Noi con i proventi che raccoglieremo del film li utilizzeremo per pagare le persone che hanno lavorato, ma anche per dare ai ragazzi una parte di quello che è stato il loro impegno, non risarcirli ma dargli una giusta parte, perché il progetto era partecipato in tutte le sue forme. Quindi i ragazzi stanno ancora lì, vengono alle proiezioni la sera, stanno cominciando a vedere anche una sorta di beneficio sociale, perché in giro per Porto dei Garanti molti li riconoscono, anche i carabinieri l'hanno riconosciuti più volte dicendogli tu sei quello che ha fatto il film, e si mettono a parlare di questa esperienza
che fino a poco tempo fa era poco percepita. Adesso che il film ha cominciato a girare, e devo dire con risultati inaspettati, perché noi abbiamo fatto un film a costo zero, quindi, e poi un lungometraggio. Inizialmente volevamo fare un cortometraggio perché era impensabile fare un lungometraggio, è stato un impegno che noi abbiamo fatto perché abbiamo visto quanto i ragazzi si sono impegnati e quanto materiale vivo veniva fuori dalle loro esperienze di vita, e quindi per noi era quasi un dovere portare a termine questa esperienza, perché una volta iniziata non ti potevi più sottrarre, no? Quasi senza poi tutto questo sacrificio che sto dicendo, cioè è stato molto impegnativo a livello di tempo, di lavoro, per portarlo anche a un certo livello. Quindi quello che vedrete è il frutto di questo, di questa partecipazione. Ci siamo noi nel film, ma ci sono molti ragazzi con le storie che hanno voluto raccontare, che sono storie vere di vita, loro sono loro stessi nel film, ci sono storie inventate, c'è un'immaginazione che loro hanno voluto trasporre nel film secondo quelle che erano i loro desideri, la loro voglia di costruirsi un alias cinematografico, tra virgolette. Quindi c'è un po' un immaginario di questi ragazzi che hanno partecipato a questo percorso. Tantissime le storie da raccontare di quello che loro hanno detto che non ci sarà nel film. Il film non racconta tutto dei ragazzi, anzi, racconta l'universalità delle storie di queste persone, quindi le porta su un piano non di alterità, secondo me, le porta su un piano più universale, quindi li rendere simili ai coetanei che ci sono in altri luoghi del territorio e che sono per tutto e per tutto con un'esperienza di vita simile a queste persone. Anche se loro poi hanno avuto già a quest'età, e parlo di ragazzi dai 13 ai 17 anni, hanno avuto già l'esperienza ad esempio di dover migrare a 9-10 anni, quindi comunque un'esperienza imposta, no? Da un contesto familiare che ha dovuto partire per andare a vivere in un altro luogo, e che fanno fatica ancora ad assorbire, perché adesso vi racconto solo un aneddoto, ma ad esempio le ragazze pakistane che hanno fatto il laboratorio non hanno potuto fare il film, di ragazza ce ne sarà solo una di quelle che ha fatto il laboratorio, perché le altre non hanno avuto il permesso di poter essere riprese e partecipare alla realizzazione proprio del film stesso, proprio perché anche piccole, insomma, 13, 14, 15 anni, quindi l'aspetto mediatico, l'impatto mediatico che il film avrebbe avuto anche solo sui social network, eccetera, è una cosa che non tutte le famiglie hanno accettato, e non tutte le famiglie hanno voluto sottoporre anche le figlie a un'esposizione di quel tipo. Per cui alla fine una sola di queste ragazze ha partecipato, ma dentro le storie c'è il materiale preso da tutti i ragazzi, non c'è solo quello dei protagonisti che vedrete qua. Loro si sono fatti portavoce di tutto il narrato che noi abbiamo raccolto durante il laboratorio. E dicevo, queste ragazze pakistane, una cosa che mi ha colpito molto nei racconti, nelle interviste, nelle chiacchierate che ci siamo fatti all'interno del laboratorio, era questo prima di partire non avere la percezione che il mondo fosse molto ampio e molto diverso. Pensavano non esistesse un'altra lingua rispetto a quella che parlavano loro, che il mondo finisse col Pakistan, quindi non ci fosse poi una geografia ampia dove esistessero altri popoli, altre nazioni differenti anche da loro. E quando sono arrivate qua, questo chiaramente a 8-9 anni, poi dopo chiaramente non è la percezione del Pakistan, perché non esiste altro mondo, ma queste ragazze hanno raccontato questa esperienza personale. Quando sono arrivate qua si sono trovate all'hotel house, quindi si sono trovate in un luogo invece di alterità totale, e con un confronto diretto che le spaventava tantissimo. Vi raccontavano quando venivano le persone di colore, le persone senegalesi, nigeriane, fuggivano dal papà e scusate, piangevano e si nascondevano sotto il letto. Quindi i padri hanno dovuto fare un'operazione di convincimento pian piano per far capire alle ragazze che queste persone erano uguali a loro. Quindi per paradosso la struttura ti pone in una condizione di annientamento in qualche modo della percezione dell'altro come qualcosa di pericoloso, di ostile, diciamo, e ti permette di relazionarti con l'altro in maniera più serena, proprio perché è un confronto per forza con l'alterità che non può evitare. Quindi il film che è stato realizzato alla fine è un film che insperatamente, perché è fatto con pochissimi mezzi, no? Abbiamo girato con una fotocamera, un microfono, a volte due fotocamere quando eravamo fortunati, lavoravamo in uno, in due quando si poteva, anche in tre, e ci inserivamo negli spazi di vita delle persone. Non è stato mai un set, no? Quindi la lavorazione è stata lunga proprio perché erano gli spazi nostri liberi,
di tempo da poter dedicare alla lavorazione dei film, ma soprattutto ci inserivamo negli spazi di vita del palazzo, delle esperienze di vita che i ragazzi andavano facendo, per cui quello che vedete ho reso conto a metà tra il documentario e la finzione, dove i ragazzi improvvisano. Quindi le scene che vedrete, che sono di finzione, sono tutte le scene, sono tutte totalmente improvvisate al momento in cui giravamo. Cioè i ragazzi non potevano imparare delle parti a memoria, quindi non c'era una sceneggiatura, c'erano dei canovacci che erano le loro storie, così per come le avevamo elaborate. E un discorso più generale che abbiamo approntato noi registi per cercare di dare una forma al contenuto che invece erano le esperienze proprio raccontate da loro. Per cui questo lavoro di improvvisazione ha permesso ai ragazzi di essere naturali, di essere loro stessi. Loro hanno i loro nomi nel film, si comportano come si comporterebbero se fossero loro in quella situazione, e io li riconosco perfettamente nel film, e così quelli che li conoscono, li hanno conosciuti, mi hanno confermato questa impressione che il film dà un pochino, penso senza nessuna retorica, le possibilità che questo luogo offre ai ragazzi in positivo e in negativo, e allo stesso tempo permette di riconoscere i ragazzi e di conoscerli molto più profondamente di quanto ci si potrebbe aspettare da un film in qualche modo, no? E quindi io vi direi di vederlo. Se poi qualcuno di voi vuole fare delle domande dopo la visione, forse è più interessante anche aprire un momento di dibattito, di dialogo. Grazie.